Torniamo in diretta qui a Radio Cosmo Pharma. Tanti protagonisti che si susseguono al nostro tavolo, dei quali insomma ci fa sempre piacere conoscere l'altra parte, no? Sappiamo che le aziende insomma hanno giustamente un layout verso gli stakeholder, i consumatori. Ci piace sentirle raccontare dalla viva voce dei protagonisti, come in questo caso, perché abbiamo Guido Mantovani, che è l'amministratore delegato di Corman, e al quale chiediamo di raccontarci chi è, cos'è Corman. Lo faccio con grande piacere, grazie dell'invito. Corman, come tanti farmacisti sanno, è un'azienda familiare italiana, una storia di 77 anni iniziata con mio padre, che ha fondato Corman e le ha dato il nome utilizzando il nome e il cognome, proprio l'acronimo di Corrado Mantovani, il nome della nostra azienda. Quindi la tradizione familiare è una tradizione ormai che dura da molti anni. La farmacia è sempre stato il canale naturale, il canale di elezione in cui abbiamo venduto i nostri prodotti, però il termine vendere è un termine un po' antico, forse era il termine giusto negli anni 60 o negli anni 70, quando c'era un rapporto diverso tra le aziende e la farmacia. Oggi si parla molto, certe volte anche un po' troppo e forse anche un po' in maniera manipolatoria in alcuni casi, non è il nostro evidentemente, di partnership con la farmacia. Ecco, quello che noi vorremmo fare, continuare a fare, è di costruire una solida relazione di partenariato con la farmacia che porti dei vantaggi all'azienda, alla farmacia, ma se noi pensiamo a qual è il nostro obiettivo comune, soddisfare i bisogni dei consumatori. E noi riteniamo che i nostri prodotti e la professionalità della farmacia consentano in questo momento, poi in particolare, di andare verso le nuove esigenze dei consumatori. Qui a Cosmo Pharma quest'anno che cosa porta Corman? Per il terzo anno di seguito, la prima volta è stata nel 2022, abbiamo portato Click Salute, è un sistema molto moderno di telemedicina che si basa su una piattaforma interattiva, può essere attivata dal farmacista o dall'utilizzatore finale, una serie di servizi, ECG, holter cardiaco, holter pressorio, esami di sangue capillare, spirometria. Tutti questi esami, refertati o non refertati, salgono all'interno di un cassetto personale del paziente, e questo cassetto, quando sarà possibile, verrà aperto per entrare con i dati nel fascicolo sanitario elettronico. Ecco, questo è per noi in questo momento la proposta di maggior valore. Certamente siamo presenti, come in tutti gli anni, con la proposta di prodotti che contraddistinguono il nostro listino in ambito femminile, nella medicazione. Omron, un brand molto conosciuto dai consumatori, apprezzato dai farmacisti, apprezzato dalla classe medica. Ecco, questa è un po' la proposta che quest'anno portiamo in Cosmo Pharma. A proposito dell'edizione 2024 di Cosmo Pharma, il valore umano, diciamo, è il tema attorno al quale ruota questa edizione. Allora, come viene declinato in Corman questo tema così importante e fondamentale? Io penso ad alcuni dei valori che contraddistinguono Corman, e i valori sono veramente, le direi, tessuti all'interno della nostra azienda. E i due valori che mi vengono in mente per primi sono rispetto e pragmatismo. Ora, pragmatismo ha molto a che fare con l'attività economica ed è uno stato, chiamiamolo così, in cui l'imprenditore e il proprio team si mette quando esplica un'attività lavorativa. Il rispetto è qualcosa di diverso, infatti per noi il rispetto viene prima del pragmatismo, subito prima del pragmatismo. Rispetto significa rispettare gli interlocutori, dando loro delle risposte responsabili, dando loro delle risposte concrete ai bisogni, e gli interlocutori sono le persone che lavorano in azienda, quindi le persone che lavorano per l'azienda, ma sono anche i consumatori. Quando si ha rispetto del consumatore significa proporre dei prodotti di valore, un acquisto magari meditato all'interno di un canale che offre supporto e consulenza. Questo per noi è un modo molto concreto di declinare il rispetto.
Io ringrazio davvero il dottor Mantovani per averci raccontato l'azienda, insomma, dall'interno. È sempre bello, interessante, insomma, capire che le persone, no? La passione, l'idea, la visione delle persone realizza poi, insomma, realtà proprio come Corman, che insomma danno un valore aggiunto, insomma, un'eccellenza del Made in Italy, ma è importante ricordarlo. E allora grazie davvero per essere stato con noi, a Guido Mantovani, amministratore delegato di Corman, e buon proseguimento con Cosmo Pharma. Grazie.